Valerio Magrelli, Claudio Damiani, poeti, sono diciamo tra le maggiori voci poetiche della nostra contemporaneità. Non sono solo poeti, in particolare Valerio ha scritto anche ultimamente altri libri, ha scritto saggi, ha scritto tra l'altro due libri in qualche modo simmetrici. Uno è dedicato al padre e si chiama Geologia di un padre. L'altro non è dedicato al figlio, però si parla molto del figlio ed è Addio al calcio. Due libri molto belli, ho invitato Valerio all'incontro anche perché lui partecipa con un testo a questo volume collettivo Scena Padre, con vari racconti di Bonvissuto, che sarà ospite del festival dopodomani, poi De Silva, Fois, Pascale e altri. Partirei subito con Valerio, poi chiederemo invece a Claudio Damiani di leggere delle poesie sul tema. Il testo di Valerio Magrelli è una specie di condensato di tutte le emozioni, di tutte le aspettative, i presentimenti, perfino le rivelazioni o i pensieri legati alla nascita di un figlio. Ed è un testo, diciamo, come si può definire, è una prosa diaristica, una prosa riflessiva, discorsiva, scandita dalle strofe di un poemetto. Ora, a un certo punto, Valerio Magrelli dice che la nascita di un figlio è il più splendido disastro che ti possa accadere. In che senso? Nel senso che la nascita di un figlio è sicuramente un evento irreversibile nella propria esistenza. Quando è nato mio figlio, nel 90, io ho capito che, ecco, quella cosa lì non era un'esperienza comodamente reversibile, come quasi tutto il resto che io facevo. No, quella cosa lì a questo punto era assolutamente irreversibile e quindi assomigliava a un'esperienza reale. In un certo senso, per me almeno, la nascita di mio figlio è equivalsa un po', per quanto vi possa sembrare un po' assurdo, però è equivalsa un po' alla scoperta della realtà. Perché? Perché è reale tutto ciò che non è controllabile. E quella cosa lì non era controllabile, appunto. Era del tutto irreversibile. Ecco, riflettendo anche sulla frase che tu hai detto e che ho citato, anche per te è stato un po' questo la nascita di tuo figlio? Sì. Buonasera. Mi fa molto piacere parlare di questo testo perché non mi è mai successo, innanzitutto. E anche quella poesia, per esempio, è uscita come aggiunta ad un libro che riuniva tre raccolte e dunque è quasi introvabile, è una poesia che non ho mai letto, insomma c'è anche un senso un po' scaramantico. Mi è venuta da riprenderla quando mi chiamarono per propormi di scrivere un testo. Io avevo appena finito quel libro, quindi mi sembrava che non avessi molto più da dire, però mi dissero 20-21 pagine e lì mi venne in mente che questo testo, ripeto, per me è un po' sacrale, era fatto di 21 strofe. Allora ho avuto l'idea, diciamo, ovviamente sullo sfondo c'è quel libro bellissimo che è Fuoco pallido di Nabokov, che però è un romanzo, mi è venuta l'idea di fare il contrario, cioè commentare, fare un testo in cui ogni strofa venisse commentata, ma non in maniera critica, cioè ogni strofa desse, me lo passi un attimo così, desse avvio a una pagina, a volte a mezza pagina, a volte addirittura a tre righe, sono quelle che sto cercando, e mi sono divertito moltissimo. Ecco, questo lo dico sempre, è l'unico vero movente della scrittura
per me, io che sono stato molto avverso al neosperimentalismo, essendo in toto un adepto, diciamo, delle avanguardie storiche, ho una grande forma di affetto verso Pagliarani, verso Porta, anche verso Sanguinetti, con cui non ebbi mai grandi rapporti, per aver ribadito questo semplice fatto. La scrittura è un esperimento, è un gioco, è un po' sulla scia di Lawrence Stern, che è stato il primo grande giocoliere, è un fatto di scommessa. Se io sapessi da prima cosa scrivere, veramente non scriverei. E dunque, le 21 storie, mi piace anche quello che tu hai detto, sono le 21 strofe, che poi diventano 21 storie, hanno una vicenda curiosa, perché io ho avuto una storia personale particolare, ho avuto due figli che sono stati operati tutti e due in fin di vita prima di aver compiuto un mese. Quindi io non ho avuto due figli, ho avuto due traumi, ecco. Ma la mia teoria è che questo abbia semplicemente portato alla luce più facilmente l'essenza della filiazione. Infatti c'è una strofa, io non le dico, in cui dico, non mi va neanche a leggerla, insomma, le tue radici sfondano il nostro asfalto, l'asfalto della coppia. Ecco, io ho una visione, tanto che un mio amico tedesco mi disse: mi raccomando, non lo fare mai leggere ai tuoi figli. Ecco, e dicevo, avevo scritto moltissime pagine di annotazioni di diari, decisi di affidarle a queste quartine rimate, sembra un po' Metastasio come ispirazione, proprio per dare la massima leggerezza possibile a questo materiale, al contrario, intollerabile. L'altro sì, non le leggi, poi dopo però una strofa dopo la leggerò. Una piccolissima parentesi, sì. Quando tu dicevi del padre, in realtà appunto anche rispetto a Silvia Blesser avevate ragione tutte e due, quale che sia questa figura, mi piace molto però l'idea di contenere, limitare e impedire l'onnipotenza del figlio, e credo che l'immagine migliore si trovi in Gita al Faro o al Faro. C'è una bellissima introduzione di Nadia Fusini che parla del padre come colui che dice no, e difatti ogni giorno i figli vogliono andare al Faro, la madre naturalmente oblativa li spinge, li invita a partire, il padre dirà sempre no. Ecco, chiunque sia, soprattutto nelle famiglie di oggi, due genitori maschi, due genitori femmine, figli etero, insomma tutto quello che vogliamo, però alla fine l'importante è il gioco, è la differenza, quasi in maniera sussuriana. C'è un punto però che mi viene in mente, tra l'altro abbiamo dei figli con Valerio che hanno più o meno la stessa età, non trovi che quello che manca oggi ai nostri figli, alle nuove generazioni, è proprio il momento del conflitto? Nel senso che voi sapete che il conflitto aiuta proprio a formarsi un carattere, no? Il conflitto con appunto delle figure genitoriali. Insomma, io occupavo la scuola, occupavo la facoltà e mi scontravo con mio padre. Mi scontravo con mio padre, una volta mi cacciò via di casa. Però mi è servito, diciamo, quel conflitto è stato un momento di crescita. Oggi ai nostri figli manca un po' questo conflitto con noi. Io mi ricordo il primo giorno che occupò la scuola, mio figlio, lui venne a casa. Io non solo gli dissi che ero d'accordo con la sua occupazione, ma ho anche pretendevo di spiegare a lui, meglio di quanto facesse lui, le ragioni dell'occupazione. Pensate che genitore intollerabile, un genitore pedagogico che si mette lì e vuole essere perfino alla loro coscienza. Ecco, anche tu hai sentito un po' questa carenza del conflitto con i tuoi figli, o invece magari il conflitto l'hai ritrovato su altri terreni? Beh, io potrei tenere un seminario d'un anno, ma diciamo sposto la risposta, perché non mi interessava tanto la mancanza di conflitto. Tra l'altro queste zone mi piacciono molto perché mi ricordo una vacanza a San Leo, non siamo lontanissimi, passeggiando sotto le mura, disse a mio padre: senti, ti prego, tra di noi non parleremo mai più di politica.
Ecco, perché come dicevo in macchina, lui ha passato 40 anni a temere i comunisti e 40 anni a temere Berlusconi. Fortunatamente è morto e non ha visto l'unione di uno stalinista e di Berlusconi al potere. Quelle che io chiamo le larghe offese. Però, siccome non ho l'avvocato, non posso proseguire, perché potrei dirne. L'ultimo testo che ho pubblicato, che pubblicherò, mi piace molto, ve lo dico, è completamente, come nei testi settecenteschi, ricoperto di puntini, perché avanzavo un'ipotesi, ma l'ho fatta leggere a due amici giuristi e mi hanno detto, tu finisci in carcere. Mi hanno detto, queste sono le cose da togliere, e io le ho tolte e le ho lasciate con i puntini. Sono molto fiero di questa soluzione stilistica a un problema contenutistico. Quindi questo testo a macchia di leopardo, io scrissi un dialogo tra Machiavelli e il Tenerissimo, Machiavelli faceva ovviamente il cattivo, ma il Tenerissimo mano a mano prende forza, loro litigano, quindi ho ripreso queste due figure e Machiavelli ha un'ipotesi talmente oltranzista che ho fatto ricorso ai miei avvocati. No, scusami, però abbiamo poco tempo, rapidissimo. Più che il problema del conflitto, che forse è mancato e quindi lui non ha potuto scontrarsi, però io vedo un grande vantaggio, cioè io penso veramente da un punto di vista antropologico di aver appartenuto alla generazione che ha costituito la linea di frattura tra un pleistocene e un oggi. Perché mio padre, la sua generazione, che è sostanzialmente la stessa di Odisseo, ecco, è finita con me. Voi direte, sono un megalomane.